L'associazione è nata per un'esigenza importante sulla falsa dipendenza nell'82, ufficialmente, ma si era cominciato prima. Grazie a Doreva Cognoli che vuole rimboccarsi le maniche per dare risposte a questo tipo di problemi. Problema difficile, difficilissimo a quei tempi, e un gruppo di volontari, una decina, 12 persone, si decise di organizzarsi per fare qualcosa. Strada facendo si è accolto gli alcolisti, si è accolto i giocatori d'azzardo, si è accolto le persone con problemi appunto di disturbi di personalità, si è accolto soprattutto i minori. Strada facendo si è cominciato a formare i gruppi club alcolisti in trattamento, però questi club si è portato a Udine, si è fatta tutta l'impostazione e i club lavorano ognuno per conto loro. Qui si tratta tre gruppi sostanzialmente, anzi quattro con lo psicodramma. C'è il gruppo dei genitori tossicodipendenti, c'è il gruppo dei tossicodipendenti, c'è il gruppo dei cavalieri di San Valentino e un gruppo di genitori oggi che in pratica sono i genitori dei ragazzi di Cavalieri di San Valentino. Cavalieri di San Valentino chi sono? Sono i minorenni, perché di questo si tratta, che hanno bisogno di rimuovere il suo stato d'animo, non sempre al top. La filosofia è cerca il cavaliere che c'è in te, perché è lì che una persona deve in qualche modo ritrovare il gusto di essere se stesso, di abbandonare quelle forme di disagio e di paura, di ansia, di inconsistenza che spesso i ragazzi hanno. Il problema più importante oggi, che sarà una bomba H, chiamata così da Rita Parsi, è quello invece dell'ikikomori. Cosa vuol dire? L'ikikomori sono quei ragazzi o quelle persone che si perdono dietro un cellulare e perdono il senso della relazione con gli altri e di conseguenza portano veramente a questo stato psicologico davvero devastante. Si cerca di far sì che i ragazzi ritrovino il cavaliere che c'è in loro, di perdere e abbandonare un po' quelle che sono le ansie, le paure, le inadeguatezze, il non sentirsi belle, il non sentirsi diciamo all'altezza della situazione e tutte quelle. Come che le persone arrivano qui? Un tantano delle persone, quelle arrivano più facilmente, da quella a quell'altro, da quella a quell'altro, perché noi non abbiamo grande forza diciamo per fare delle pubblicità. Normalmente viene la famiglia, chiedono un appuntamento, un primo colloquio, si cerca di affrontare quelle che sono le tematiche, le problematiche diciamo che questi portano avanti e noi si cerca in qualche modo di rispondere e dare le risposte, quelle che possiamo ovviamente. E quando scoprono questa realtà, sia i genitori ma anche i ragazzi diventano contenti e finalmente dice c'è un luogo dove non si giudica, un luogo dove non si danno psicofarmaci o medicinali, un luogo dove veramente si può in qualche modo affrontare quelli che sono i grandi e i piccoli problemi. Quindi il rispetto e l'attenzione e l'accoglienza per noi è la base di tutto il nostro lavoro e si danno delle opportunità per affrontare i loro problemi.